Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Crash, il dominio sui mutanti. A parte gli scherzi, benvenuti in questa primissima puntata. Come per lo scorso gioco, continuiamo questa trilogia di giochi di Crash per la PlayStation 2 con questo capitolo che diciamo è stato quello conclusivo della serie di Crash fino appunto all'arrivo della PS4. Da questo gioco in poi si pensava che Crash ormai fosse un progetto dimenticato, quando in realtà, per fortuna, è stato riportato in vita. A differenza dello scorso gioco, di questo non so assolutamente nulla, non l'ho mai toccato, l'ho recuperato appunto con l'idea di dire: ok, è la prima volta che abbiamo finito il gioco precedente, devo giocare anche questo assolutamente. Iniziamo una nuova partita. Già dalla schermata iniziale, ma anche solamente dalle immagini sul retro della copertina, mi sembra di aver capito che comunque il gioco sia migliorato, non solo appunto penso a livello di gameplay, ma anche a livello grafico. Già dal trailer ho visto molto meno poligonali i modelli dei personaggi e dei mutanti vari, quindi spero sia un buon titolo sinceramente. Tranquillo, insidioso, folle, penso facile, normale e difficile, quindi per la prima partita andiamo su normal. Chissà qual è la storia di questo, se riprende dal gioco precedente o se è tutt'altra cosa. Riprende dal gioco precedente, perfetto. Ma... ecco, ah, la spinta in collegio! Embrio? Con un nuovo macchinario per controllare gli animali. Queste presentazioni fatte così sono molto particolari comunque. Ma l'ha reso un mutante o un minion così? Ma dai! Lui ricostruisce in massa, ovviamente. Perché no tanto? Oh, così? Davvero? Particolare! Come stavo dicendo? Guarda già il modello! A parte, lasciamo perdere proprio il fatto che lo stiamo giocando su emulatore, ma sembra un modello veramente molto di una qualità superiore. Ti dico, quasi un modello PS4 proprio di qualità. Cioè, se un gioco del genere uscisse così, ovvio, se uscisse un gioco del genere su PS4 adesso magari tutti avrebbero da ridire, ma a livello proprio di dettagli, una casa indie potrebbe replicarlo secondo me nello stesso modo, ti dirò. Vediamo. Ok, questi sono i collezionabili. Questi sono i costumi, sia quelli vecchi, ma immagino ce ne siano anche qui. Esatto, Crash verdino. Il classico look di Crash, 24 denti, ma verde, ma blu, con un tocco di rosso. Allora, cecchino, ratto ghiaccio, Magmadon. Ah, ma non sono tanti, pensavo molti di più. Sai che quasi quasi lo faccio verde, ma giusto per cambiare, quasi quasi, dai. Giusto per variare. È particolare verde, eh? Ok, la pirouette è sempre girando. No. Ah, ma non c'è neanche bisogno dell'attacco. Se mi muovo la fa in automatico. E triangolo è sempre l'attacco caricato. E abbiamo già il triplo colpo. Ma scusami, allora a questo punto fammi vedere i comandi. Quindi triplo quadrato, il triangolo, 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 quadrato, quadrato. Ma ci abbiamo già gli attacchi precedenti. Ma è fantastico. Ruota la navetta sinistra, premi il comando per l'attacco pesante. Intascare un nemico e premi R2 per metterlo in tasca. Cioè posso avere più di un mutante alla... Cioè nel senso, posso fare a cambio? Davvero? Ma che figo. Ok, abbiamo sempre lo scudo. Ah, si ingrandisce. E cosa ci abbiamo qui nella fornace? È il bestiario. Il bestiario sembra bello lunghino. Lasciamo perdere l'ultimo. Chissà chi è. Mentre la rivista, le arte dei bambini, ma ti prego. Gesù. Però pensa a un bambino che ha fatto...
è brutto perché esteticamente è brutto, ma è un disegno fatto da bambino che può dire: il mio disegno è in un gioco di Crash. È incredibile. Che alcuni sono anche neanche troppo brutti, sono belli alcuni, altri sono, vabbè, disegni di bambini. Complimenti, cioè. Però basta cazzeggiare qua dentro, voglio vedere cosa c'è fuori. Quindi aspetta un attimo. Perfetto, abbiamo già lo slam che fa un sacco di danno, a posto. Sono già piacevolmente soddisfatto in realtà per questo. Parla con Coco. Ok, abbiamo il salvataggio manuale. Quindi se è già così vuol dire che non si salva tra livelli, ma si salva ogni volta che vedi uno di questi. Oppure c'è salva partita, il che mi chiedo se cambia effettivamente qualcosa. Cioè penso che se salvi così, poi ti riporta all'ultimo punto di salvataggio visitato. Se salvi così invece, ti lascia lì una volta che ricarichi la partita. Va bene, vediamo com'è. Vediamo come si evolve la situazione per ora. Con Select cosa facciamo? Vediamo la mappa. Abbiamo anche le missioni opzionali. Ma che figo. Raccogli la bamboline Voodoo Wumpa sull'isola Wumpa. Vabbè, ma ti prego. Ah, però non abbiamo l'elicottero. Vabbè. E neanche la scivolata. Ah, dannazione. La scivolata era buona. Ma mi chiedo se già posso andarmi a fare i fatti miei in giro senza prendere la missione, ma ne dubito. C'è da dire che a livello... Ah no, 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 guarda. La posso fare, ma è un attacco adesso. Quindi se tengo premuto, fa un po' di elicottero e poi vium, cade giù a peso. Guarda, ne sono sicuro quello che sto per fare. Sono sicuro di quello che sto per fare. Vediamo se c'ho ragione. Lo sapevo. Ottimo, Crash. Quel potenziamento raddoppia la quantità di aura che raccogli per un breve periodo di tempo. Grazie. Segati e spacca tutto. Spacca tutto. Vabbè, lo sapevo che avevo ragione. Spinta subito. Io intanto mi faccio un giretto qui in campagna e prendo tutte le sfere che trovi. Oh, ce n'è un altro. Ecco qua. Quindi tutti i buchi per terra che trovi, ti ci infili e raddoppi le palle che prendi. Ovviamente l'ho detto in questo modo un pezzazzino. Comunque, allora, ci avevo ragione anche in parte, perché puoi anche semplicemente farlo rotolando. L'importante... Ok, per un attimo ho voluto cercare di menarla. Dicevo, l'importante è che rotoli, cioè che... Fai la spinnata. No, ti dico che sono davvero soddisfatto, anche solo graficamente, che come sapete a me a livello grafico un gioco mi frega relativamente poco, ma con questa definizione lo apprezzo davvero in una maniera incredibile. Sono sicuro che l'avrei apprezzato anche da bambino, avrei detto wow, è molto diverso rispetto al primo. Comunque c'è da dire che già adesso Crunch ha avuto un rework molto migliore rispetto a quello del primo gioco. Sinceramente molto meglio. Ma Coco, Coco è... Wow, sister. Ma... Quei pupazzetti, ma per favore. Ma stupida cosa, e funziona? Dovete dare una bella ripulita. Questo posto è un porcile. E chi ci costringerà? Tu? Ok, mi limiterò a qualche slogan. Bevete limonata! Ma va a cagare! Ah, caldo, caldo, caldo! Ti ho preso. Ma... Se riesco a far funzionare quest'occhio di sterminatore, avremo il miglior sistema di intrattenimento di tutti i tempi. Ma come? Servirà per giocare, scaricare film e servire il burro. Sarà un vero sballo! Ehi, che ideona! Burro? E questo dove l'ho preso? La mia memoria, confusione! E questo dove l'ho preso? Crash, mi servono dei pezzi per far funzionare questo coso. Ecco la lista. Vai ma va... a casa mia e prendi il capacitron. Vai a casa mia. Perché non viviamo assieme, scusami? Servirebbe quella cosa lì. Quella cosa viola. Però scusa un attimo. Se non trovo tutte le parti, non potremo guardare la TV. Ok, pensavo che... Tu non parli?
Dicevo, pensavo mi avrebbe fatto switchare il personaggio, però credo che tu puoi usare solo Coco nel momento in cui giochi con due persone. Qualcuno una volta mi ha detto, perché non giochi una volta con questi giochi in multiplayer? È perché non ho amici con cui giocare in multiplayer. Non sono più nel 2006 in cui potevo invitare qualcuno e giocare effettivamente a questi giochi qua. Che se a quel tempo avessi detto a qualcuno, sai che posso giocare a Crash su computer, avrebbe detto, non ci credo, fammi vedere. Che già poi al tempo l'emulatore non è che era una roba così assurda, per carità. Solo che, diciamo, era meno espanso questo concetto. Al tempo in cui giocavo a questi giochi, forse il più grande degli emulatori che avevo era quello del Game Boy Advance. Cioè, forse era anche, non ti dico il più famoso, ma era quello più messo in giro. Quello di PlayStation forse ancora era un attimo. Allora, aspetta un attimo, fammi prendere questo. Per eseguire il tuo classico attacco rotante, ruota rapidamente la levetta. Non mi interessa adesso, scusami, è molto efficace e perfetto per raccogliere aura in fretta. Ah, pure? No, aspetta, scusami. Cioè, mi fa anche da magnete? Ah, no, forse. Ok. Questo era un po' lontano effettivamente. Vediamo. Ok. Però facendo così, esatto, ricevo Crash, hai sbloccato un potenziamento rotazione. Ora puoi ruotare più a lungo prima che ti giri la testa. Adesso si mette a vomitare su se stesso. Beh dai, sono contento del risultato. No, ok. Però di bamboline ancora ce ne sono in giro. I classici collezionabili non muoiono mai. Più che altro mi sembra che, allora, cadere di sotto non ti fa perdere vita, il che non è male. Effettivamente forse questa cosa l'hanno un filo semplificata. Ah no, aspetta, non abbiamo, per un attimo ho pensato avessi perso le sfere, ma in realtà si è azzerato perché l'abbiamo portato al massimo e lui ricomincia. Quindi non c'è un count. Cioè, allora, l'ho visto che c'era nelle statistiche. No, da questo lato. Ho visto che c'era nelle statistiche un counter di quanta sfere hai preso. Quelle bamboline voodoo sbloccano delle ricompense speciali per te, Crash. Grazie. Raccoglile tutte per avere un sacco di cose fighissime. Fighissime. Il salto sul muro è migliorato tantissimo. C'è veramente molto in questo titolo che già mi... Per eseguire un salto rotante e andare davvero... Già fatto, grazie. Ruota la levetta analogica sinistra. Ho già dato. E premi il tasto X. Allora, fammi un attimo vedere cosa c'è qua sotto prima di proseguire. Ma dici che i portali sfida ci sono ancora? Perché io sento sto rumorino qua sopra. Vediamo. È che la prospettiva è un pelo strana. Ok, non è un portale sfida, ma era la bambola. Va bene, non mi lamento lo stesso. E abbiamo trovato un frutto Wumpa. Cosa farà? Ci ridà la vita, chiaramente. Non che mi aspettassi altro, però. Sai cosa renderà però difficile questo titolo adesso? Il fatto di non avere episodi separati vuol dire che il nome di ogni episodio me lo devo inventare io. A volte è bello avere la libertà creativa sotto questo punto di vista. D'altra parte, avere dei nomi già fatti mi semplificava moltissimo il processo creativo, diciamo. Oh, non cadere per favore. Ecco qua, grazie a tutte le sfere. E proseguiamo. Oh, però mi piace l'effetto comunque 2.5D, che non è veramente un 2D, ma è comunque... allora, calmi un attimo. Oh! Oh là, che esplosione. Questa sferetta d'oro? No! No! Crash! Maledizione. Oh, però mi sono respawnate queste.
Meglio per noi. Ah, peccato. Me l'ha contata troppo tardi. Cioè, sono arrivato troppo tardi. Allora, come raggiungiamo questa zona qui? In teoria... ecco, qua, a posto. Facile. Ci abbiamo lì un altro punto di salvataggio. Credo sia una roba abbastanza frequente. Fammi solamente vedere. Sì, c'è qualcosa. Benissimo. Oh, ma guarda che a livello di dettaglio comunque hanno fatto dei passi da gigante fra un gioco e l'altro. Non solo appunto a livello di gameplay, ma che a parer mio mi sembra un filo già più semplificato. Cioè, non semplificato in modo banale, ma semplificato nel senso hanno tolto le cose in più difficili che rendevano il titolo a volte un pelo pesante. Poi ovvio che stiamo parlando solo all'inizio e magari fra due puntate gli porcono dietro. Però ti dico, sono piacevolmente sorpreso. Ok, proseguiamo. Quindi facciamo un salvataggio, giusto perché già siamo qui. È che io a volte mi confondo con i giochi nuovi, che io schiaccio triangolo al posto del cerchio e cerchio al posto del triangolo. Saliamo la cascata. Non so perché questa cascata mi ha dato un che di vibe di Metal Slug per un attimo. Aspetta. Ah, c'è ancora il salto, quello all'indietro, che se cambi direzione all'improvviso ti fa il salto più alto. Vabbè, dai. È bello sapere che certe meccaniche ci sono ancora. Questa? Lo immaginavo che era la super velocità, ma mi sa che è anche il super calcio, vero? Madonna. Ma aspetta. Ah, ecco, mi pareva strano che la TNT non facesse danno. Kaboom. Ughidi bughidi. Devi ruotare in cima a questo coso per farlo funzionare. Ma non mi serve schiacciare il quadrato. Ti riesce particolarmente bene. E invece sì. Per attivare i congegni devo schiacciare anche quadrato. Non basta solamente ruotare su questi. Più che altro non c'è, diciamo, la crescita del salto se schiacci X sulle pedane. Va bene. È il meno dei problemi, per carità, però. Crash, questo è un punto in cui la mossa rotante sarebbe molto utile. Prova a eseguirla per avanzare. Ah, ecco come fai ad aumentare il salto. Fammi provare. Cioè, insomma, devi potenziarti tu il salto. Vabbè, in realtà è un concetto un filo strano, però ci può stare. Scivolata? No. Sì, certo. Ah, certo. Certo, certo, continuate pure, io intanto prendo ancora le sfere. Ecco qua. Mi fa ridere come sti sgherini dicono un sacco di cazzate. Sapete che tra l'altro ho scoperto che c'è un terzo gioco della serie dei mutanti, solo che è per cellulare. Ok, io volevo entrare qui. I Bandicoot sono bravissimi a scavare e tu non fai eccezione. Quando vedi cose in cui scavare come questa, ruota la levetta analogica sinistra per saltare e poi premi il tasto quadrato per scavare nel terreno. Aha. Quando hai finito di scavare, esegui il tuo attacco rotante per saltare fuori. Ah! Cioè, quindi potevo anche muovermi in giro. Certo, fa strano vedere Crash sottoterra.
Più che altro non si capisce bene dove tu puoi andare o meno. Però va bene. Grazie. Bel potenziamento. Oh. Ma... allora, lì mi manca un pezzo, palesemente. Tra l'altro sto per morire perché non riuscivo a salire sulla pedana per bene. Però mi chiedo se devo fare backtracking oppure è una roba che già sblocchiamo adesso. Vediamo dove finiamo. Allora, calmi un attimo. Avevo visto una cassa o sbaglio? Vabbè, mi sbaglio probabilmente. Vabbè, contenti loro. Vediamo, dove devo andare? Oh, buongiorno. Ok, qua siamo ritornati indietro. Però mi sa che io devo andare da questo lato, vero? Eccola qua l'uscita. Crash? Un po' più. Ah, perché devo andare dove c'è il simbolo del... dammi quel frutto Wumpa, grazie. Però il frutto Wumpa, cazzo, cura un bel po'. Eravamo quasi in fin di vita e ci ha dato più della metà. Eccoci qui, a posto. Comunque ho capito che in teoria sì, tu puoi continuare a fare così per far andare avanti Crash a rotolare. Però se continui a schiacciare quadrato, poi ti permette di farlo andare più non più veloce, più a lungo. Dove stiamo andando? Di sopra. Però allora fammi scavare un attimo in giro. No, non c'è nient'altro. Vabbè. Eccoci qua. Scava che ti passa, hai imparato a scavare. Vabbè, grazie. Dunque. Vabbè. Kaboom. Non è stato granché utile, ma lo apprezziamo comunque. Ok, stiamo avanzando un bel po', comunque. Non pensavo. Allora, aspetta che... esatto. Fammi prendere anche quest'altro frutto Wumpa, ma posso risalire? Sì. Ok, se ti trovi in una discesa non puoi risalire. Il che è un po'... no, in alto, bravo. Se ti stai tenendo a una sporgenza, salta giù premendo il tasto triangolo. Sì, signore. Io intanto, esatto, vado avanti. Ce ne mancano solo due. Però la mappa è cambiata, nel senso, se ci pensi, teoricamente non è che è passato molto tempo tra la storia del primo e del secondo, tra questo e quello precedente. Eppure che cazzo vi ridete? Che adesso morite. Ho capito che cacchio si ridono. Eccoli che arrivano, preparati. Ma va. Preparati di che, io intanto salvo che non si sa mai. Mi chiedo se più che altro morendo ti fa respawnare tipo prima di una lotta, se ti riporta proprio all'ultimo salvataggio, se ti porta nel punto più vicino, queste cose qua. Questa quindi è una discesa. Quindi da lì si torna solo indietro e andiamo a menarli. Però la scarpa la lascio lì. Oh no! Adesso mi menano. Vabbè, non sono scemi. Moltiplicatore per 10. Beh, sono arrivato a 40. Ok, quindi il masso lì io lo posso rompere o... sai che forse... aspetta un attimo. Fammi vedere se ho ragione di pensare. No. No, quindi è probabilmente un'abilità che otterremo più avanti, forse.
Ok, e con questo ce ne manca solo uno. Avanziamo. C'è un po' di vento da queste parti, Crash. Calcola i tempi e salta quando il vento si placa. Così raggiungerai l'altra sponda sano e salvo. Avrei voluto saperlo prima, capo. Mi ha soffiato mentre lo... Ah, pure addirittura. Ok, calmi un attimo. Esatto. Più che altro strano che non ci sia più lo slide. Secondo me c'è, ma è tipo in sezioni ben precise. Questo stile di gioco così diverso rispetto al primo, a prescindere da tutto, non mi dispiace. Fa un po' strano perché dopo più di 20 settimane che stavamo giocando a quell'altro mi ero bellamente abituato. Potenziamento della forza, benissimo. Però non mi lamento, dai. Vediamo dove finiamo. Eccoci qua dove finiamo. Per usare questo ti servirà l'aiuto di un amico. Un'altra persona che controbilancia all'altra estremità renderà tutto molto più facile. Cioè? Cosa dovrebbe bilanciare? Vai a casa tua sull'isola Wumpa per andare a vedere la concept art. Ma... La concept art... Però scusami, per cosa dovrebbe essere bilanciato? Per prendere le sfere? Ma scusami, basta che faccio così e ci sono arrivato comunque. A meno che tipo non ci sia qualcosa là sopra, e allora sì, ti capisco, però scusami. Qua entriamo nel discorso del... Bravissimo! Ora abbiamo tutte le parti. Trovare le parti di Coco. Questa grotta è una scorciatoia per tornare a casa. Andiamo. Andiamo. Questo qui è lo stesso discorso di Shrek 4, vi siete felici e contenti che c'erano per forza, per ottenere il 100% di alcune mappe, sezioni in cui dovevi giocare con due. Io attaccavo un secondo controller e prendevo tutte e due le cose. Però questo, soprattutto ai tempi della PS2, no, non è una cosa buona, perché alla fine costringi per forza un bambino che o non ha modo di giocare con due persone, cioè con due controller, o che non possiede addirittura il secondo controller, e lo penalizzi. Lo penalizzi in questo modo, ma... No, dai! Davanti alla cascata! Bello che il robottone è ancora lì, comunque. Sì, sì, l'avevo immaginato che dovevo tornare lì, gioco, grazie. Ughidi bughidi. Non so cosa avrei fatto se tu non me l'avessi detto. Oh, ma c'è ancora roba qui. Ah, ma buongiorno. Ho trovato anche una bambola, pensa un po'. Posso già arrampicarmi o mi serve un'abilità apposta per farlo? No, posso farlo. Ma... Acchiappa Crash, ma dai. Era una bambolina di Crash. Prima di parlare con la sorellina, salviamo.